Nel passato 2002, la DICE produsse un gioco che mi fece innamorare di una serie che da oggi in poi vorrò trattare. Ciao a tutti ragazzi, qui Raptor e benvenuti in questa nuova serie di Jimba Network. E oggi ragazzi sono qui per parlarvi di, come sempre, di Battlefield. Vi parlerò sempre di Battlefield, però in un modo totalmente diverso. Infatti ragazzi, io parlerò di Battlefield dal 1942 ad oggi. Da Battlefield 1942 a Battlefield 3. E chi lo sa, magari Battlefield 4 si uscirà anche l'anno prossimo. In ogni caso, ragazzi, cominciamo dal 1942. Oh, scusate, che cosa dico? Dal 2002, data in cui uscì questo fighissimo gioco che è Battlefield 1942. E beh, ragazzi, Battlefield 1942 è il primo gioco sfornato dalla Digital Illusions Creative Entertainment della serie Battlefield, nonché il capostipite di tutti i giochi basati su veicoli e sul gioco di squadra. A mio parere, The First Person Shooter. Questo gioco alberga nel mio cuoricino e nella mia memoria sin da quando ero piccolo, all'incirca il 2004. Purtroppo ho perso 2 anni di Battlefield, però pazienza. Oggi sono qui per condividere la mia esperienza con voi e vi parlerò di cosa mi ha stupito di più e di che cosa mi ha lasciato a bocca aperta di questa serie. Cominciamo subito ragazzi con le classi. E beh ragazzi, questo gioco ha migliaia e migliaia di classi, ne ha veramente tantissime, parlando di un gioco FPS. Abbiamo la classe del cecchino, armato di fucili di precisione, pistole e granate. Poi abbiamo il medico che ha una mitraglietta leggera e un kit medico, ovviamente per curare gli alleati. Abbiamo il classico assaltatore, che in questo momento state vedendo, che ha un bar che sarebbe il classico fucile d'assalto inglese. E poi abbiamo anche il geniere, che invece è molto molto particolare. Il geniere invece è al possesso di mine anticarro, invece di lanciarazzi o qualsiasi altra cosa, perché il geniere si occupa di far saltare in aria le cose, ovviamente, e quindi sarà armato di C4 e di mine anticarro assieme. Però ragazzi, che fine hanno fatto gli RPG? Che cosa succede se dobbiamo far saltare in aria un veicolo? Ebbene ragazzi, c'è una classe apposita che è la classe anticarro, in cui praticamente vi è una persona molto arrabbiata e molto cazzuta,
armata di lanciarazzi come arma primaria, con la bellezza di 8-9 colpi che possono utilizzare all'infinito. E questo, ragazzi, è una cosa divertentissima. Andare in giro con l'RPG come arma primaria è un qualcosa di bellissimo. Anche se ormai non lo si fa più, proprio il fatto che adesso è un'arma, che non è un'arma, ma è un equipaggiamento, per l'appunto, avete le armi primarie. Quindi certe cose si potevano fare, adesso non più. Anche perché faceva danno soprattutto sui veicoli. Mi sembra che aveva anche il bonus di danno sui veicoli, il lanciarazzi. E quindi, ragazzi, con la classe del anticarro potevate far saltare in aria tutto. Come ben sappiamo, ragazzi, Battlefield si è distinto per i suoi veicoli. Ebbene sì, ragazzi, penso che questo qui sia stato uno dei primissimi giochi che utilizzavano i veicoli, soprattutto in un FPS. Infatti qui, ragazzi, su questo gioco si potevano fare campagne navali, battaglie navali, si potevano utilizzare sottomarini, carri armati, navi, aerei, di tutto e di più. Questo qui è uno di quei giochi in cui la varietà non mancava, e fidatevi, era una grandissima figata. Poi, la cosa divertente, ragazzi, sono anche le fazioni, che praticamente rappresentano la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo i giapponesi, abbiamo l'asse, per asse si intende l'esercito tedesco. Quindi, ragazzi, c'erano i nazisti, avevamo l'esercito inglese, l'esercito americano. Era veramente qualcosa che ha dell'incredibile, soprattutto perché grazie a questa verità si avevano anche tantissime armi. Si aveva il bar per gli americani, lo Sten per gli inglesi, il Type 99 per i giapponesi. Veramente, ragazzi, questo qui è un gioco basato totalmente sulla varietà. Poi la cosa divertente è che hanno anche fatto due espansioni, e sarebbero Battlefield Road to Rome, un'espansione in cui noi potevamo vivere la nostra esperienza, la nostra Seconda Guerra Mondiale in Italia. Possiamo partecipare alla battaglia di Anzio, Monte Cassino, potevamo veramente fare di tutto e di più, ragazzi. E la cosa divertente è che uscendo anche Road to Rome c'erano anche le fazioni italiane. È veramente, ragazzi, un gioco che ti garantiva anche il vivere la Seconda Guerra Mondiale, sapere cosa è successo. Poi anche con un multiplayer basato su 64 giocatori e sul single player basato sempre sul multiplayer, mi spiego meglio, un single player basato sui bot. Sapete, ragazzi, quando non volete giocare in multiplayer, però volete in ogni caso provare qualche mappa? Questo potevate farlo. Infatti Battlefield 1942 non aveva una campagna, non aveva una storia, era semplicemente un multiplayer assieme ai bot. Poi vi erano anche i server dedicati, server ranked ed unranked. Già pensare al fatto che potevano esistere dei server nel 2002 è un qualcosa dell'incredibile. E poi vi è anche una seconda espansione, vale a dire Secret Weapons of WW2. Un'espansione in cui avete altre 8 missioni e altre 9 armi, ad esempio lo Sten MK2 silenziato, il K98 Mauser, e principalmente, ragazzi, armi che erano ancora in studio sperimentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi vi erano anche nuovi veicoli, vale a dire vi era l'aereo razzo Nutter, vi era lo Sherman, il T-38, e poi vi era anche un jetpack della Seconda Guerra Mondiale tedesco, che era il McDonnell Goblin, un aereo monoposto in cui voi potevate svolacchiare tranquillamente senza essere colpiti. Va bene, ragazzi, il video finisce qui. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, anche di aggiungere questo video ai preferiti. Mi raccomando, anche tenetevi aggiornati su questa serie. Vi ricordo anche dei rispettivi social network di Jimba Network. Vi ricordo di iscrivervi al Jimba Network, e se vi va anche di iscrivervi al mio canale. Se vi va, provate questo gioco, lo trovate su Origin gratis, dato il fatto che Battlefield ha compiuto 10 anni. Ciao a te, ragazzi, qui è Raptor e alla prossima!